Soprattutto per quanto riguarda il rapporto costi-guadagni. Qual è il tuo parere sulla TAV? Cioè, è possibile che mentre si parla già di Hyperloop in Europa si discuta ancora sulla TAV? Ma guarda, io soprattutto rispetto alla tecnologia TAV non ho pareri perché cioè, stiamo parlando di un modello tecnologico che non è più sostenibile, ma non è più sostenibile perché costa troppo realizzare a chilometro quadrato che siano dai 30 ai 40, poi chilometro lineare dai 30 ai 40, 50 milioni di euro a chilometro un sistema di trasporto. È che in effetti le ferrovie, come lo sono gli aerei, è impossibile che abbiano un ritorno dell'investimento. E non è un caso che in tutti i paesi del mondo non c'è un solo asset ferroviario che sia in profitto. Perché? Perché che cosa fanno i paesi? I paesi realizzano con il debito degli stati, realizzano le infrastrutture, realizzano le ferrovie. In questo caso, negli ultimi 20 anni c'è stata la grande corsa alla realizzazione del treno ad alta velocità. Tra l'altro con delle limitazioni importanti, perché alta velocità significa raggiungere al massimo una velocità che non può superare, comunque non potrebbe superare per convenzione 450 km/h. E in tutte le tappe del mondo non si superano i 300. Perché? Perché dopo una determinata velocità l'aria diventa plasma. E tu se vai a sbattere contro il plasma, crei attrito. E per superare l'attrito hai bisogno di più energia. E per avere più energia aumentano i costi. Con queste tecnologie che ormai sono passato remoto, per rendere il biglietto più o meno sostenibile, perché in Italia noi paghiamo un biglietto Roma-Milano 69 euro, 79 o che è il prezzo inferiore, non puoi andare mai sotto quel prezzo, ne sei d'accordo? Perché al di sotto di quel prezzo non si può fisicamente andare, perché quel prezzo serve solo per pagare la parte commerciale, ovvero la bigliettazione, il treno, il fatto che il treno abbia del personale, abbia dei costi, manutenzione e tutto il resto. L'infrastruttura, cioè il binario, la manutenzione al binario, l'energia e tutto il resto, non la paghi nel biglietto, la paghi con le tasse. E infatti l'infrastruttura è una parte a sé, Rete Ferroviaria Italiana è una società a sé rispetto a Ferrovie dello Stato. Ferrovie fanno il vettore, Rete Ferroviaria fa la rete. La rete è interamente a carico del contribuente. Perché se non fosse così, il biglietto del treno costerebbe 1.000 euro. Quindi devono necessariamente scorporare le due cose. Una cosa è la gestione della rete, che non è mai in profitto, non può mai rientrare l'investimento sull'alta velocità. Ma per il semplice fatto che i costi di gestione e di maintenance sono così elevati che nessuno mai potrebbe immaginare di andare a break-even point. Quindi il mio discorso è: che senso ha continuare a pensare di tecnologie che appartengono al passato quando la Commissione europea una settimana fa ha detto in una raccomandazione specifica, grazie alla crisi Covid, dobbiamo ripensare interamente al sistema dei trasporti, dovete fare in modo che le città comunicano più velocemente tra di loro, perché non possiamo pensare di urbanizzare tutto il pianeta, ma dobbiamo rimanere a vivere o in periferia o in città, ma comunque spostarci velocemente tra questi due punti. Per spostarci a questo punto non possiamo però continuare a immaginare dei sistemi, delle infrastrutture di trasporto che siano sempre in negativo, perché altrimenti il beneficio per la collettività non ci sarà mai. Ed è per questo che noi abbiamo immaginato di mettere delle tecnologie esistenti che rendono in qualche modo gli investimenti subito anche redditivi, perché chi ci mette i soldi non possono essere sempre lo Stato. Ci sono grandi capitali in giro, di famiglie, di family office, di grandi investitori, fondi di investimento globali. In questo momento i più importanti sono quelli dei pensionati americani, che non sanno dove mettere soldi, perché non ci sono progetti infrastrutturali e industriali. Nessuno, se non sbaglio, di questi fondi di investimento ha messo un centesimo sulla TAV.